Greta Thunberg ha la sindrome di Asperger. Lo ha rivelato al mondo la bella, brava e buona Maria Giovanna Magli, la quale ha detto, erga omnes, coram populo, ha detto che lei, la Greta Thunberg, la metterebbe sotto un'automobile se non fosse che è malata, c'è la sindrome di Asperger, capito? Adesso io vedo che c'è tanta invidia nei confronti di questa Greta Thunberg, sedicenne mi pare, svedese, che sta mobilitando il mondo contro le crisi del nostro pianeta, capito? C'è pure un simpatico giovanotto che dice che Greta Thunberg non sarebbe osannata se si fosse messa contro i padroni del turbocapitalismo. Vabbè, ma lei si sta mettendosi contro l'inquinamento del pianeta, lei si sta mettendo contro i padroni del turbocapitalismo, oh. Ma non l'avevi capito tu? Tu che conosci soltanto Hegel e Marx, manco te nomino, guarda, tanto mi fai pena tu e il tuo turbocapitalismo. Lei si è già messa contro il turbocapitalismo, perché sono i padroni del turbocapitalismo che stanno rovinando il pianeta, capito? Beh, insomma, tornando a Giovanna Maria Maglie, ha detto che lei la metterebbe sotto un'automobile, cioè ce la investirebbe, se non fosse che Greta Thunberg c'ha la malattia di Asperger. Andate a vedere su cosa vuol dire malattia di Asperger. Tutto sommato, scusatemi il termine, è una cazzata. Ma non si deve verificare che malattia ci abbia o non ci abbia la piccola Greta Thunberg. Si deve valutare se quello che sta facendo è positivo o è negativo. Dai, lo sappiamo bene, no? Che il nostro pianeta lo stiamo devastando. Si sta avviando il nostro pianeta a diventare proprio, già lo è, una fogna a cielo aperto. Basta andare sulle rive del Sacro Fiume Gange, per vedere l'inquinamento di questo sacro fiume, o il Mekong, che attraversa tutta l'Indocina e che riversa nell'Oceano Indiano di tutto di più, per non parlare di ciò che avviene in Cina e in India, va bene? Beh, non andiamo lì a vedere che malattia c'ha o non c'ha la piccola Greta, valutiamo se ciò che dice è positivo o negativo. Eh sì, è positivo ciò che dice. Io, essendo un filosofo un po' stoico, un po' cinico e tanto gnostico, purtroppo la vedo male la faccenda. Da noi europei, l'umanità è fatta da tutti gli africani, da tutti gli asiatici, da tutti gli abitanti delle tre Americhe. Farli tornare indietro tu, i cinesi e gli indiani, farli tornare indietro. E insomma, ho già detto in qualche altro video, siamo destinati, andiamo in giro con le bottigliette dell'acqua, non beviamo più l'acqua della terra, beviamo l'acqua delle bottigliette. Questo andremo in giro con la bombola d'ossigeno, e un po' più là andremo in giro con lo scafandro per muoversi all'interno di quella che che presto sarà una fogna a cielo aperto, si suol dire. Maria Giovanna Maglie, ma che sei, invidiosa? La vorresti avere tu la notorietà che c'ha la piccola Greta? Che cosa vai a tirare in ballo le malattie che c'ha o non c'ha la piccola Greta? Ma guarda se ciò che dice è positivo o negativo. E tu, giovanotto del turbocapitalismo, non si sta forse mettendo contro i padroni del turbocapitalismo la piccola Greta, dicendo che le cose non vanno bene così, che bisogna tornare indietro? Dai, tu e il tuo turbocapitalismo. Va bene, cari amici, io ho detto la mia relativamente a Giovanna Maglie, Maria che è tanto bella, brava e buona, e adesso voi dite la vostra, ok? Bene, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni, ok? Sentite che bella questa musica? Sentite? Questo sì che doveva essere...